stato ottenuto dal doge in San Marco. A questo punto ho pensato che poteva essere un'occasione anche interessante per tutti noi poterlo riascoltare. In questo caso ho chiesto all'amico Gianni Moi, l'attore, se aveva la bontà, diciamo, di leggerci proprio le parole testuali usate dal doge. Io ho fatto una breve introduzione, tanto per come un micro raccontino, tanto per inquadrare un po' come poteva essere successo l'episodio, e dopo parlerà il doge. Facciamo un esperimento in teatro, no? Senza. Visto che i primi teatri di Venezia erano così. La Basilica era stipata inverosimile, ma non era un giorno di festa. Lo dicevano i tanti volti stanchi ed emaciati, gli occhi rossi e gli sguardi tristi e perduti. No, non era un giorno di festa, nemmeno l'antico profumo d'incenso riusciva a coprire l'odore che stagnava per le strade, un odore orribile, un odore di morte. La peste aveva steso il suo manto nero sulla città di Venezia e l'aveva messa in ginocchio. Se 50 anni prima la gente aveva cercato di lottare con le unghie e con i denti per sopravvivere, questa volta era subentrato un senso di impotenza, una triste rassegnazione che, al pari del morto, aveva contagiato tutti. La medicina aveva fallito. E allora non era rimasto che rifugiarsi nelle preghiere e nelle processioni. Eppure, nonostante ciò, le barche dei pissegamorti partivano ogni sera, colme all'inverosimile, per portare il loro triste carico al nido. Il senso di impotenza era giunto fino al Palazzo Ducale, dove il Senato aveva deciso di intervenire, annunciando un voto solenne alla Madonna per implorarla di fermare un tale flagello. E ora il doge sarebbe venuto lì, a San Marco, per impegnarsi davanti al popolo, nel luogo più sacro di Venezia, di dedicare alla Vergine Maria della Salute un tempio degno e grandioso. Qualora avesse ascoltato la loro supplica e avesse fatto cessare il morto. Quel giorno di fine ottobre la temperatura era ancora mite, eppure dentro la basilica c'era il gelo. Un gelo che penetrava nelle ossa, come capita a chi non sa se riuscirà a vedere il giorno successivo. Il lontano ruglio dei tamburi fu accolto da un generale brusio. Era il segno che il doge stava arrivando. Ma a mano che il suono si faceva più forte, come per uno strano contrappasso, la folla si zittiva, finché non tacque del tutto. Nicolò Contarini, seguito dalla signoria, entrò in basilica. Dall'alto delle cantorie si levò un coro, soave, che pareva rimbalzare tra l'oro dei mosaici, ma nonostante il rilucere di mille candele, l'atmosfera rimaneva mesta. Il Serenissimo camminava lento, con passo malfermo, anche se cercava di mantenere alta la propria dignità. Per chi lo conosceva in quegli ultimi mesi pareva invecchiato di 100 anni. Quando il corteo raggiunse l'altare maggiore, il patriarca li accolse e ciascuno prese il proprio posto. In quel momento i canti cessarono e la chiesa piombò nel silenzio più totale. Con uno sforzo evidente, il doge si alzò
e dopo essersi inginocchiato si levò il corno ducale e lo posò ai piedi della croce. Cercò di alzarsi, ma sentì che le gambe gli cedevano. Subito uno dei consiglieri fece l'atto di avvicinarsi per aiutarlo, ma gli bastò uno sguardo per fermarlo. Infine riuscì a risollevarsi e, con passo lento, salì i gradini della tribuna di Porfido. Giunto alla sommità, tentò di parlare, ma l'emozione gli fece morire le parole in gola. Allora rimase così, immobile, con gli occhi serrati, sui suoi pensieri, chinando il capo. Quando infine li riaprì, il suo sguardo era limpido, anche se gli occhi erano arrossati. Diede un profondo respiro e poi, alzando gli occhi al cielo, cominciò a recitare il solenne voto. Ave, stella del mare, donna delle vittorie, mediatrice di salute, di grazia. Vedi ai tuoi piedi prostrato un afflitto popolo, fatto bersaglio al flagello della divina giustizia. La guerra, la pestilenza, la fame, con orribile lotta, si disputano a vicenda fra loro, le vittime, e tutte su noi vogliono trionfo di desolazione, di morte. Mira, come i nostri aspetti spaluti dal disagio, lividi dalla malattia, consunti dalle afflizioni, sporgono sotto la pelle le ossa spogliate. Vedi come i nostri passi vacillano, come si dilegua il coraggio della nazione, estinguendosi il rampollo di tante illustre famiglie. Saranno dunque perduti i monumenti delle nostre imprese, saranno inutili le conquiste fatte in tuo nome, diverranno deserti, solinghi questi edifici magnifici, testimoni del consiglio e del valore dei nostri padri. Quei nemici che a noi sono tali, perché sono i tuoi nemici, esulteranno del nostro pianto, sovrasteranno alla nostra debolezza, e i nostri petti, non più riscaldati col sangue di tanti prodi, deboli scudi diverranno per opporsi ai progressi dei loro attentati. Vergine madre, se nel tuo nome venne fondata questa patria, se i nostri cuori furono sempre a te devoti, se tante prove ci resti di patrocinio, di protezione, esaudisci le nostre preci, ricevi le supplicazioni di un popolo sofferente. Siamo peccatori, è vero, e perciò a te ricorriamo come a nostro rifugio. Prega per noi il divin tuo figliuolo, faccia salvi gli eletti suoi, scacci, allontani, annichili, estirpi la tremenda lue che contamina le nostre vene, che miete tante vite, che desola i servi tuoi al lampo benefico della tua grazia. L'anima nostra, commossa, intonerà l'inno di laudazione
e col coro dei celesti confesseremo le glorie tue ed il santo nome di Dio. Ricevi l'umile offerta di un tempio sulle vaste pareti del quale vogliamo che i secoli a venire scorgano impressi i tratti della nostra religione e dove i successori nostri ed i posteri perpetuamente tributeranno annui rendimenti di grazie a te, ausiliatrice ed avvocata di questa Repubblica. Ringrazio Gianni Moglie del... di aver recitato questa invocazione. In modo, la trovate senza chiaramente è stato tenuto dal dottore in San Marco. A questo punto ho pensato che poteva essere un'occasione anche interessante per tutti noi poterlo riascoltare. In questo caso ho chiesto all'amico Gianni Moglie, l'attore, se aveva la bontà, diciamo, di leggerci proprio le parole testuali usate da Doge. Io ho fatto una breve introduzione, tanto per come un micro raccontino, tanto per inquadrare un po' come poteva essere successo l'episodio, e dopo parlerà il Doge. Facciamo un esperimento in teatro. Senza. Visto che i primi teatri di Venezia erano così. La basilica era stipata inverosimile, ma non era un giorno di festa. Lo dicevano i tanti volti stanchi ed emaciati, gli occhi rossi e gli sguardi tristi e perduti. No, non era un giorno di festa, nemmeno l'antico profumo d'incenso riusciva a coprire l'odore che stagnava per le strade, un odore orribile, un odore di morte. La peste aveva steso il suo manto nero sulla città di Venezia e l'aveva messa in ginocchio. Se 50 anni prima la gente aveva cercato di lottare con le unghie e con i denti per sopravvivere, questa volta era subentrato un senso di impotenza, una triste rassegnazione che, al pari del morto, aveva contagiato tutti. La medicina aveva fallito e allora non era rimasto che rifugiarsi nelle preghiere e nelle processioni. Eppure, nonostante ciò, le barche dei pissegamorti partivano ogni sera, colme all'inverosimile, per portare il loro triste carico al nido. Il senso di impotenza era giunto fino al Palazzo Ducale, dove il Senato aveva deciso di intervenire, annunciando un voto solenne alla Madonna per implorarla di fermare un tale flagello. E ora il Doge sarebbe venuto lì, a San Marco, per impegnarsi davanti al popolo, nel luogo più sacro di Venezia, di dedicare alla Vergine Maria della Salute un tempio degno e grandioso. Qualora avesse ascoltato la loro supplica e avesse fatto cessare il morto. Quel giorno di fine ottobre la temperatura era ancora mite, eppure dentro la basilica c'era il gelo. Un gelo che penetrava nelle ossa, come capita a chi non sa se riuscirà a vedere il giorno successivo. Il lontano rullio dei tamburi fu accolto da un generale brusio
Era il segno che il Doge stava arrivando. Mano a mano che il suono si faceva più forte, come per uno strano contrappasso, la folla si zittiva, finché non tacque del tutto. Niccolò Contarini, seguito dalla signoria, entrò in basilica. Dall'alto delle cantorie si levò un coro soave che pareva rimbalzare tra lordi mosaici, ma nonostante il rilucere di mille candele, l'atmosfera rimaneva mesta. Il Serenissimo camminava lento, con passo malfermo, anche se cercava di mantenere alta la propria dignità. Per chi lo conosceva in quegli ultimi mesi pareva invecchiato di 100 anni. Quando il corteo raggiunse l'altare maggiore, il patriarca li accolse e ciascuno prese il proprio posto. In quel momento i canti cessarono e la chiesa piombò nel silenzio più totale. Con uno sforzo evidente, il Doge si alzò e, dopo essersi inginocchiato, si levò il corno ducale e lo posò ai piedi della croce. Cercò di alzarsi, ma sentì che le gambe gli cedevano. Subito uno dei consiglieri fece l'atto di avvicinarsi per aiutarlo, ma gli bastò uno sguardo per fermarlo. Infine riuscì a risollevarsi e, con passo lento, salì i gradini della tribuna di Porfido. Giunto alla sommità, tentò di parlare, ma l'emozione gli fece morire le parole in gola. Allora rimase così, immobile, con gli occhi serrati sui suoi pensieri, chinando il capo. Quando infine li riaprì, il suo sguardo era limpido, anche se gli occhi erano arrossati. Diede un profondo respiro e poi, alzando gli occhi al cielo, cominciò a recitare il solenne voto. Ave, stella del mare, donna delle vittorie, mediatrice di salute, di grazia. Vedi ai tuoi piedi prostrato un afflitto popolo, fatto bersaglio al flagello della divina giustizia. La guerra, la pestilenza, la fame, con orribile lotta, si disputano a vicenda fra loro, le vittime, e tutte su noi vogliono trionfo di desolazione, di morte. Mira, come i nostri aspetti spaluti dal disagio, lividi dalla malattia, consunti dalle afflizioni, sporgono sotto la pelle le ossa spogliate. Vedi come i nostri passi vacillano, come si dilegua il coraggio della nazione, estinguendosi il rampollo di tante illustre famiglie. Saranno dunque perduti i monumenti delle nostre imprese, saranno inutili le conquiste fatte in tuo nome, diverranno deserti, solinghi questi edifici magnifici, testimoni del consiglio e del valore dei nostri padri. Quei nemici che a noi sono tali, perché sono i tuoi nemici, esulteranno del nostro pianto, sovrasteranno alla nostra debolezza. E i nostri petti, non più riscaldati col sangue di tanti prodi,
deboli scudi diverranno per opporsi ai progressi dei loro attentati. Vergine Mare, se nel tuo nome venne fondata questa patria, se i nostri cuori furono sempre a te devoti, se tante prove ci desti di patrocinio, di protezione, te esaudisci le nostre preci, ricevi le supplicazioni di un popolo sofferente. Siamo peccatori, è vero, e perciò a te ricorriamo come a nostro rifugio. Prega per noi, divino tuo figliuolo. Faccia salvi gli eletti suoi. Scacci, allontani, annichili, estirpi la tremenda lue che contamina le nostre vene, che miete tante vite, che desola i servi tuoi al lampo benefico della tua grazia. L'anima nostra, commossa, intonerà l'inno di laudazione e col coro dei celesti confesseremo le glorie tue ed il santo nome di Dio. Ricevi l'umile offerta di un tempio sulle vaste pareti del quale vogliamo che i secoli a venire scorgano impressi i tratti della nostra religione e dove i successori nostri ed i posteri perpetuamente tributeranno annui rendimenti di grazie a te, ausiliatrice ed avvocata di questa Repubblica. Ringrazio Gianni Moglie del... di aver recitato questa invocazione.